Chi veramente si sente Chiesa è colui che sa fare comunione con il mondo intero. E allora quando più ci avviciniamo a questa sinodalità, all'aprirci alle altre culture, anche a quelle persone che la pensano diversamente da noi, tanto più possiamo dire che siamo veramente discepoli. Proprio su questo binomio quest'anno gioca tutta la parola di Dio del mese missionario, discepoli e inviati, perché non si può essere discepolo di Gesù soltanto dicendo Signore, Signore, ma dobbiamo essere anche inviati perché tutti abbiamo ricevuto lo Spirito Santo e lo Spirito Santo ci spinge. Ci fa andare in avanti, ci fa guardare al di là degli nostri orizzonti, perché veramente la salvezza possa giungere a tutti e tutti siamo responsabili di questa salvezza. Ecco proprio come ci ricordava San Paolo: Dio non fa preferenze di uomini. Se ha preferito noi che ricevessimo la salvezza, preferisce anche tutti quegli altri che ancora non la conoscono. Preghiamo anche per l'intercessione di Padre Pio, che ha sempre sognato nel suo cuore la missione, che possa intercedere per tutte quelle nazioni, per tutti quei popoli dove il Vangelo manca ancora e che la grazia di Dio raggiunga tutti al più presto. Amen.